Ha origini abruzzesi, il Foreign Fighters 24enne, affiliato di Al-Qaeda, arrestato dopo una lunga attività di indagine internazionale portata avanti dalla Digos di Pescara su coordinamento della Procura distrettuale antimafia e antiterrorismo dell'Aquila. Figlio di immigrati italiani in Svizzera, il giovane si è convertito all'Islam quando non aveva ancora 18 anni, inneggiando allo Stato islamico anche attraverso i social e poi radicalizzandosi fino alla scelta di andare a combattere in Siria. Questa indagine che è partita di fatto nell'autunno del 2014, quando questo giovane ha iniziato a condividere questa sua esperienza di recarsi in un territorio di guerra per partecipare alla causa dell'ISIS, la causa islamica. Quindi questo soggetto si è imbarcato dal porto di Bari nell'ottobre del 2014, poi le indagini sono iniziate nel 2015 fino al 2017, quando è stato emanato un provvedimento di custodia cautelare. Il giovane all'epoca, come si è detto, aveva solo 18 anni, non li aveva appena compiuti, è stato 6 anni in Siria, sostanzialmente fino a ieri mattina, quando lo abbiamo prelevato appunto, e lì ha fatto famiglia e si è sostanzialmente stabilizzato in un'area di confine, Siria-Turchia, aderendo all'ideologia islamista terroristica di Al-Qaeda. Il gruppo a cui lui ha fatto riferimento è Jabhat al-Nusra. La svolta alle indagini è avvenuta nel 2019, quando lui stesso ha cominciato a mostrare, come dire, un minor convincimento rispetto alla scelta fatta. Il rimpatrio, questa operazione, insomma, è avvenuta anche volontariamente, cioè lui si è costituito, lui è rientrato volontariamente sul territorio italiano, passando attraverso la Turchia. Mentre la famiglia, appunto, chiaramente la moglie che ha più di 30 anni, ha scelto volontariamente dove vivere in questo momento e quindi in Turchia. Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, arruolamento, apologia del terrorismo e istigazione a commettere crimini con finalità terroristiche sono le accuse di cui il 24enne dovrà rispondere davanti all'autorità giudiziaria italiana. Estranea ai fatti invece la moglie dell'uomo che con i suoi quattro figli ha deciso di rimanere in Turchia. Sottolineo come sia stato determinante, complesso e estremamente lungo il lavoro che ha svolto la nostra rappresentanza diplomatica ad Ankara, perché non ci scordiamo che hanno quattro figli, di cui però la più grande è cittadina tedesca, la moglie era cittadina turca, i tre minori nati in Siria sono verosimilmente cittadini italiani. Quindi qui si trattava di dover coniugare un'esigenza di carattere investigativo e una esigenza di carattere umanitario.